Ecco, cari amici, facciamo la cottura delle tagliatelle. Ci vogliono prima di tutto le tagliatelle. Acqua bollente salata, come per tutta la pasta, e si butta giù quando l'acqua bolle bene, 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 bene. Queste sì che sono pronte quando vengono a galla, perché sfoglia fresca, fatta, cotta e bagnata. Non posso non notare, cara Spisni, che hai una bacinella con ragù. Certo, io la condisco con ragù, quindi devi condire le tagliatelle. Quindi non le salti in padella? La sfoglia non si salta mai in padella, non si salta né in padella neanche giù per le scale di cantina dove si salta la sfoglia, anzi devi lasciarla morbida quel tanto che serve per arrivare in fondo al piatto senza che diventi un mappone. Aspetta che vado a vedere qua. Quindi un ragù giusto, giustamente unto, che rimanga... che lasci la tagliatella sgranata fino all'ultimo, ma che non lasci il grasso nel piatto, che non deve rimanere l'unto. È la ricetta del ragù su www.wsb-bologna.it. Come sempre. Sezione ricette, non gliel'hai detto. Sezione ricette. Se no vanno a cercare i corsi. Allora, qui siamo già pronti. Guarda. Asciugale bene bene, ma non andarci dentro con quel ma diretto. Devo farli vedere ai nostri amici. Vediamo se le ho pescate tutte, ma direi vedete come sono belle robuste, sostenute. Sì, sottili, devono ma mica asciugatura devono mica cascare in terra. Che profumo si prende col telefono il profumo, non so, vedete. Ah, poi lei gliene dà. Che delizia! Sì, io un po' lo metto subito, lo metto sotto perché voglio che appena vengono fuori dall'acqua incontrino il loro consorte ragù. Ma poi giustamente... Certo, se ti fossi messo dall'altra parte vedevi senza vedere il culo del... Ma non ho visto nessun culo di tarrina. Eccole qua, vedete? E poi dite, ma perché è così ruvida la sfoglia? La deve essere ruvida, vedete? In ogni rughetta un ciccioletto, in ogni rughetta un po' di ragù. Ah, questa è musica. Buon appetito, ciao amici.